Voglio togliermi questo sassolino dalle scarpe. Economia. La parola economia deriva dal greco ed è composta dall'unione di due parole. Oikos, che significa casa, e nomos, che significa norma o legge. Letteralmente significa la gestione della casa. L'economia, in parole spicciole, è il soddisfacimento dei bisogni dei membri di una collettività attraverso l'utilizzo di tutti quei beni utili a questo scopo, ma non liberamente reperibili, detti appunto beni economici. L'arte della massaia era di gestire al meglio le risorse della propria casa, affinché tutti abbiano uno stile di vita conforme ai propri bisogni, senza far prevalere i propri fini su quelli della collettività. Ma negli anni la parola economia ha cambiato forma, oltre che significato. La maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone, crede che l'economia è riferita al denaro. Ma non ha chiaro un concetto molto semplice. Il denaro senza l'uomo non ha nessun valore. La vera economia sono le persone. Cosa te ne fai del denaro o di un'azienda se non ci sono persone che lavorano? E cosa te ne fai del denaro se non viene usato dalle persone? Lo riuscite a capire sì o no che l'economia siete voi, persone? L'ignoranza regna nell'uomo. Spesso mi viene detto, quando propongo l'economia circolare, è uno schema Ponzi. Razza di ignoranti. Lo schema Ponzi sono i classici posti di lavoro dove si prevede un acquisto, una vendita o servizi. E siccome l'uomo non si rende conto che è la vera economia, lavora per il denaro, credendo che l'economia è il denaro. Le classiche piramidali le troviamo nel posto di lavoro. Facciamo un esempio in un'azienda. Operaio, conduttore, capo reparto, capo area, amministratore delegato, direttore operativo, direttore commerciale, marketing manager, responsabile delle risorse umane, customer satisfaction, responsabile finanziario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di che cazzo state parlando? Ricordate questo, l'economia siete voi persone, perché siete voi che state usando il denaro, a cui date un valore, ma non state dando il giusto valore a voi. E sapete perché? Perché state letteralmente regalando la vostra energia vitale in cambio di denaro, perché ancora avete nella vostra zucca che è l'economia e il denaro. Detto questo, mi auguro di avervi dato un'informazione che potete elaborare, metabolizzare e poi usare.